Sì, è una multinazionale, ecco, da anni nel territorio. Gerlo Carlo, Wilm, nel sindacato RSU di Schneider Electric, come delegato. È una multinazionale sul territorio da anni, è il nostro stabilimento, uno stabilimento storico che ha più di 100 anni per quello che riguarda la costruzione di trasformatori. Adesso questa multinazionale ha preso la decisione di cederci, di venderci, e questa tegola ci è piovuta addosso da un momento all'altro, nel senso che comunque è uno stabilimento che continua a lavorare, abbiamo 40 interinali durante la pandemia abbiamo continuato a lavorare, siamo stati ritenuti come codice Ateco un codice essenziale per il paese, per dare una continuità, e adesso ci troviamo appunto a manifestare perché non troviamo giusto che questa cosa venga fatta così in così poco tempo, senza nessun tipo di garanzia per il nostro futuro. Logicamente le persone hanno paura perché non ci sono garanzie, e quindi stiamo protestando, cerchiamo delle sicurezze. Adesso noi ieri eravamo a Bergamo per fare le prime discussioni di questa situazione. Naturalmente noi non è che abbiamo qualche cosa con chi dovrebbe prendere la nostra fabbrica, però abbiamo bisogno di certezze perché comunque sono 130 persone e c'è la necessità di avere delle certezze, visto che comunque sono anni che noi stiamo soffrendo, cercando di rincorrere obiettivi che questa multinazionale ci rendeva sempre molto difficili. Ora, al momento in cui uno non riesce per vari motivi, il Covid ha influenzato sicuramente la nostra posizione, ha deciso di cedere e ora appunto non direi che molto di più da aggiungere non c'è. Ora cercheremo di sentire le istituzioni per capire quante possibilità anche ci siano di un'eventuale ricollocazione del sito, perché comunque la necessità è anche quella di svilupparlo questo sito, e quindi le certezze che noi chiediamo in fondo sono quelle, sono di andare di investimenti per poter continuare a lavorare. E da aggiungere, abbiamo veramente paura che questa cosa possa ricadere sul futuro dei lavoratori, in quanto passiamo da una multinazionale con oltre 3.000 dipendenti a un'azienda privata, un SRL con 30 dipendenti. Quindi le preoccupazioni ci sono, non abbiamo ancora contatti col futuro acquirente, quindi non possiamo esporci più di tanto, ma logicamente le preoccupazioni ci sono.